Ognuno di voi deve prendere un'armonica, metterla in bocca e non dovete ridere, ok? Ok. Basta suonare un attimo, fermi. Fermi. Ma siete pazzi, ma non è ancora iniziata la sfida. Allora, da questo momento non dovete più ridere. Chi ride e mette suono è fuori dalla sfida, ok? Siete pronti? Ok, tutti seri. Ok, Lily, la prossima volta sei fuori dal gioco, ok? Allora, tutti seri, vedetevi tutti accanto. Tutti schierati. Guardatevi in faccia. Sto sbavando. È difficilissimo. Mi sa che nessuno di voi ha superato questa sfida. Ci vogliamo riproviamo. Serietà. Ok, aggiungo un po' di difficoltà alla sfida. Ok, sono rimasti soltanto Cleo e Romeo. Cleo e Romeo. Che cosa, sono pazzi? E ha vinto Romeo! Incredibile! Mamma mia! Bene, bene, bene ragazzi, benvenuti nella vita dei me contro te. Inizia una nuova giornata super pazza perché... Ciao a tutti, lui Luis! E lei Sofì, e insieme siamo i me contro te! Ero un po' triste perché, come sapete, guardate cosa è successo. Già! Però grazie a questa armonica mi sono tirata sul morale. La nostra carciofina purtroppo ieri ha avuto un incidente e si è rotta l'unghia mentre stavamo creando un nuovo gioco da fare in piscina e è successo un casino. Già, vai al flashback. Sofì, che è successo? Il fatto che ieri comunque non siamo riusciti a fare la nostra mega sfida della palla gigante in piscina significa che oggi, cari amici miei, dovremmo provare a camminare sull'acqua. Ok, ma di certo non sarò io ve lo dico, perché dopo questo incidente quella palla non voglio proprio più toccarla. Dai, dai. Non la voglio proprio vedere. Ma tu dovrai stare dentro la palla. No, non ci penso. Ok, allora andiamo a prendere la palla. Ve la faccio vedere che è gigantesca. Ok, mi sa che queste armoniche sono sequestrate. No. Va bene, ma non le suonate più, ok? Okay. Va bene, usciamo fuori. Ecco la palla! La palla gigante! È gigante come i gonfiabili giganti che abbiamo in casa, guardate lì dietro. Sofì. È stata per colpa sua che mi sono fatta male. Ok, subi, sfogati, picchiala, subi, picchiala. Picchiala, picchiala più forte! Ho paura di farmi male pure alle altre unghie. No, no, sarà una cosa da darti. La tua unghia. No! Ok, allora, questa palla gigantesca, guardate, ha una caratteristica come tutte le palle, ovvero di galleggiare nell'acqua. Wow! Chi sarà la prima persona a entrare dentro la palla? Romeo! No! Bravo Romeo! Te lo dico, stai attento alle unghie. Se anche noi abbiamo le unghie. Esatto. Guarda, ma voi le avete corte, le mie erano troppo lunghe. La Romeo non ha le unghie. Vediamo. Non ce le ho. Non si spezzeranno mai. Ok, Romeo, allora andiamo a prendere la palla. Sta volando fuori. Vai, Cleo, vai a prendere la palla. Non buttarti in piscina, però. Stai attenta. Io non la tocco, non voglio neanche vederla. Ma Sofì, tu dovrai entrare pure nella palla, scusami, non devi entrare, cioè è un'esperienza incredibile. Non ci penso nemmeno. Ma potrai camminare nell'acqua. Chi se ne frega. Vabbè. Ti faccio male, Lui. Lo so che ti fai male, ma eccola, sta arrivando.
Non si muove più, oh no. Non arriva. Eccola qui, mettiamo. Ma rimbalza! Una palla a rimbalzino. Allora, spiego un attimo a Romero cosa bisogna fare. Vieni qua. Romero? Già, Romeo. Allora, io adesso aprirò la palla. Tu dovrai catapultarti dentro alla velocità della luce. Dopodiché chiuderò. Dobbiamo essere velocissimi perché altrimenti l'aria esce fuori dalla palla e quindi non è più palla. Ma la domanda è, io respirerò dentro? Ma certo! Tranquillo, se ti vedremo svenire capiremo di no. Esatto. Metto tutto sotto controllo. Ma certo che respirerai, guarda, ci sono questi buchi. Ci sono i buchi per respirare, ci sono le valvole. Dai, vabbè, dai, vai. Sei pronto? Ok, no, ma sì, ok. 3, 2, 1, via! Si wow. Apre! È divertentissimo questo gioco. Okay. Aspetta, non si apre più. Si è bloccato. No. Si è rotta la cerniera. È peccato. Ok. Entra dentro. Aspetta, mi prendi qua. Vai. Dov'è Romeo? Vieni qua. Aspetta, che dobbiamo ricoppiare. Stai bene? Tutto ok? Tutto ok? Ok, allora vai, andiamo. Vai nell'acqua. Vai, cricetino. Ti veniamo a salvare noi, Romeo. Vieni qua, dove vai? Sembra un criceto dentro la palla. È un po' complicata, sì. Aspetta, farti portare dalla coda. Credo si sia fatto male. Mi faccio male. No. Stai bene? Sicuro? Vieni. Ok, rimani fermo che ti tiro fuori. Rimani fermo. Aspetta, vieni qua. Oh, stavo cadendo. Non stai rimanendo fermo, tu ti muovi. Provate a prenderlo, ragazze. No, devi portare la maniglia devi far venire di qua. Oh, mi sa che non lo prenderemo mai. Addio. Addio, Romeo. Addio, ciao, ciao, bye, questo è il mondo. È rotondo. Aspetta, fermo. Non ti muovere. Non ti muovere, aspetta, ok. Benissimo, prendetelo e tiramolo fuori. Oh, bravissimo. Allora, sei pronta ad uscire? Non lo so. La cerniera da questo lato, aspetta. Ok, 3, 2, 1. La cerniera ha qualche problema. Mi sa che Romeo rimarrà qui dentro oggi. Ok, vai! Via. Oh mio Dio. Com'è stato? Sono asciutto. Quindi è stato molto divertente perché vedevo l'acqua. Ah, mi gira un po' la testa. Hai fatto un sacco di capriole? Non lo so, non mi ricordo niente. Ok. Chi è il prossimo che vuole fare il criceto nella palla? No. Tu, bravo Luigi! Brava Luigi! Hai vinto! Sì. Sofì, sei sicura che tu non volevi... Ma come faccio, Luigi? Ho una mano che non posso utilizzare, mi fa malissimo. Come faccio a muovermi con questa mano qui? Sarò io il criceto da mettere nella palla. Hai presente cosa si prova nello spazio? È quello che proverai adesso. Vai Luigi, devi provare ad entrare. Ok, prima gonfiamo un po'. Attiva tutto, Cleo. Io sinceramente non lo so se ho il coraggio di entrare. Dai lui, allora entra e fai la verticale, vediamo se ci riesci. Sì, è la verticale. La verticale in acqua. Ma come? No, è impossibile fare la verticale. Avrò giusto un po' di nausea. Però entro,
dovete poi richiudere un pochino la cerniera e lasciare lo spazio per rimettere dentro il cosone che soffia l'aria, ok? Ok. Ah, okay. Ragazzi, credo in voi. Volevo provare. Va bene, 3, 2, 1, vado dentro. Vai lui. Ok. Metti l'aria. Chiudi. Prova ad urlare! Non so! Ah. Ok! Piano! Oh, oh, velocissimo! Oh. Wow, si tuffa! Va velocissimo! Ciao! Criceto lui! Verticale! Cade! Tutto ok? Più o meno! Ehi, non puoi uscire! Che fai? Lo vuoi lanciare? Tipo pallina? Dai Romeo, spingilo! Come va? Prova a metterti in piedi! Dai, mettiti in piedi! Ce la farà? Wow, sai stare in equilibrio! Oh no! Come non detto! Ma se continuiamo così mi sa che l'acqua nella piscina è finita! Sì, esatto, sta uscendo tutto! Oh no! Quasi quasi andrei a mangiare un panino! Lo lasciamo qui! Ciao! Ciao Luisa! Ciao, fare la merenda! Ciao! Dai poverino, aiutiamolo! Sei pronto? Sì! 1, 2, 3! Oh! Uno! Due! Tre! Che succede? Mi dispiace ma c'è un piccolo problema tecnico. Perché si era incastrato. Ora va. Ora, due, tre. Come va? Come ci si sente? Allora, ci si sente molto bene quando si esce da questa palla. Perché devo dire che lì dentro c'è molto, ma molto caldo. Ok. Qualcun altro vuole provare? Merenda. Detto merenda, panino col salame, vero? Sì, anche la Nutella sul salame. Ciao. Fantastico. Ma comunque speriamo che oggi sia riuscito a sapere il mio sorriso. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo vlog. Ciao.